Un passato da portiere di calcio in formazioni messinesi. L'ambizione di diventare un fisioterapista è una carriera da sommelier che ha già iniziato con il piede giusto ed è giunta al primo bivio importante. Giuseppe Fiorito, messinese ancora giovanissimo, è stato scelto per entrare a far parte dello staff di chef Antonino Cannavacciuolo dopo aver superato varie prove, tutte online. Alle sue spalle, quelle dove presto sentirà la mano del popolare cuoco stellato, esperienze di prestigio in campo enogastronomico, come quella maturata al Terrasia Resort di Vulcano tra VIP ed esigentissimi critici. Adesso è arrivato il momento di spiccare il volo. Dico, adesso basta calcio. Basta, quando non ho il tempo. Se avessi il tempo materiale lo farei, ma non ce l'ho proprio. Dico, passare dal campo alla cucina sono due cose... In fondo sto andando a giocare in Serie A per certi versi. Diciamo che una struttura di quelle è importantissima nel mio lavoro, anche sotto l'aspetto fisico non si conciliano molto bene, si vede anche. Si vede, sì, sono ingrassato decisamente. Ma più che altro non ho il tempo materiale per potermi allenare o provare ad allenarmi. Se lavorando pranzo e cena là, più o meno 10-12 ore al giorno, ritagliarsi lo spazio anche per allenare non è facile. Diciamo che tu avevi spazi sempre ristretti, l'area di rigore e una cucina sono... Siamo lì. La grandezza è più o meno quella. Ti muovi poco? Sì, più o meno dai 7,20 m della porta, sempre là mi muovo più o meno. Andare in questa cucina di Serie A significa muoversi anche in spazi piuttosto grandi? Più che altro gli spazi sono gli stessi, ma gli avversari sono più difficili da affrontare probabilmente. Mi racconti quando avviene proprio il passaggio tra... lasciare il calcio e capire che la tua vocazione è un'altra? Diciamo l'anno che abbiamo vinto il campionato col Camaro, l'ultimo periodo ero un po' indeciso se continuare a giocare a calcio o dedicarmi a lavorare veramente, e lì ho capito che quell'estate l'avrei dovuto dedicare al lavoro. Mi è arrivata una telefonata del Terrasia Resort e ho deciso di cominciare questa avventura e, diciamo, ho abbandonato definitivamente il mondo del calcio per dedicarmi al mondo del lavoro a tutti gli effetti. Un paio d'anni dopo però sono riuscito a tornare sui campi non più polverosi del Marullo, diventati in erba sintetica grazie all'ultima avventura che ho avuto con l'Atletico Messina, e quindi ho gustato, diciamo, il nuovo calcio messinese un po' più moderno. C'è un episodio che segna la tua vita tra la parentesi calcistica e la tua nuova vita dedicata al mondo della gastronomia? Diciamo che succede un po' prima della mia parentesi calcistica. Avevo appena 18 anni, avevo appena finito la scuola e ho avuto un piccolo incidente nel tratto della galleria Perara a Messina. Subito dopo la galleria stavo andando a prendere un amico mio all'uscita di Boccetta, purtroppo la macchina ha fatto aquaplaning, perché in quel tratto di autostrada, in quel curvone, numericamente ci sono incidenti ogni anno. Quell'anno, prima che la rifacessero, si creava l'aquaplaning. Purtroppo ho perso il controllo della macchina, sono andato a finire sul terrapieno che c'era di fronte, dove non c'era il guardrail che per legge ci doveva essere. La macchina ha fatto leva e si è capottata. Diciamo che hai rischiato grosso. Diciamo che qualcuno mi ha guardato, va, me la sono cavata. E adesso il mondo della grande cucina. Prima però tu ci hai creduto al punto tale da iscriverti a una facoltà specifica? Sì, io mi iscrivo a scienze gastronomiche più che altro perché il primo test di fisioterapia non l'ho passato per pochi punti. Ho detto, nel frattempo, magari per l'anno prossimo ci riprovo i test di fisioterapia, studio scienze gastronomiche. Poi, grazie al professore Dugo, mi sono appassionato della materia, mi sono appassionato soprattutto al mondo del vino, perché lui ci portò a fare una serie di degustazioni all'Istituto Cuppari, che erano tenute da diversi agronomi, enologi, che erano molto interessanti dal mio punto di vista. Alcune lezioni ce le ha tenute l'architetto Geraci e Alessio Planeta, che è l'agronomo di Rallo e Planeta. Quindi una... No, ma da fisioterapia a gastronomia c'è soltanto la rima, ma... C'è solo la rima, sì, però la base, le materie del primo anno sono molto simili, quindi propedeuticamente era la più conveniente per poter poi riprovare fisioterapia. Siccome mi sono appassionato del mondo del vino, soprattutto gastronomico quasi al 100%, ho preso questa strada. Questa è un'attività che però ti porta lontana dalla tua città, dai tuoi affetti, ti sei già abituato? Sì, la prima esperienza che ho fatto fuori da casa è stata sull'Etna, perché ho lavorato come vice responsabile di un'azienda vinicola, la tenuta di Fessina, che si trova a Rovittello, è una frazione di Castiglione in Sicilia. E lì ho avuto a che fare realmente col mondo del vino. Quella ormai è terra di vino proprio. L'Etna probabilmente è il terreno più fertile in Sicilia ad oggi dove poter coltivare vino, sia dal punto di vista agronomo che dal punto di vista mediatico.
perché l'Etna ad oggi è un vero boom dal punto di vista siciliano. Subito dopo l'Etna passo al Terasia Resort, perché limitarmi a conoscere solo una tipologia di vino era riduttivo per quello che volevo fare. Quindi entro in una cantina che ospita più o meno 600-700 etichette, ho un grande maestro e poi ho la fortuna di prendere il suo posto l'anno dopo, perché la direzione ha creduto in me. Devo ringraziare il direttore Trani per l'opportunità che mi ha dato e lo chef Biuso perché ha creduto in me. Ci provo, lo mando. Il giorno dopo mi hanno chiamato. Mi chiamano il primo giorno e mi hanno fatto 3 colloqui. Il primo, durato circa 40 minuti, seguiva un secondo che mi ha detto probabilmente arriverà fra un paio di giorni quando il direttore sarà libero. Mezz'ora dopo mi richiama e mi fa: posso farti una videochiamata? E ci siamo fatti una videochiamata di quasi 2 ore. Dove? Col direttore. Col direttore di Villa Crespi. E poi sono passato al terzo colloquio, che era la proposta contrattuale. Tutto online? Tutto online. Loro mi hanno detto che solitamente per prassi il terzo colloquio viene fatto in presenza, in loco. Dico, senza neanche vederti all'opera, senza neanche vederti con... Diciamo, il curriculum che ho presentato forse ha un pochino è piaciuto. Quindi da questo punto di vista si fidano per certi versi, ma comunque 40 giorni di prova. Se loro a discrezione della direzione possono dopo questi 40 giorni confermarmi, come no, tranquillamente. Il fisico per sopportare le pacche sulle spalle ce l'hai? Ce l'ho, quello ce l'ho. Ma che ti aspetti da questa avventura? Mi aspetto sicuramente una crescita. Villa Crespi è considerato uno dei rilasciato più importanti d'Italia e d'Europa. E il ristorante che ospita 2 stelle Michelin è probabilmente nella top 20 dei ristoranti italiani, senza dubbio. Mi aspetto di crescere, mi aspetto di passare da una cantina che ospitava circa 700-800 etichette a una che ne ospita 1800. Mi aspetto di lavorare in un posto dove l'eccellenza è la base d'ingresso, la parola d'ordine, diciamo. Senti, mi spieghi esattamente il tuo compito, quale sarà in una grande struttura stellata? Ecco, cosa fai tu? L'anno scorso, ad esempio, il ristorante Il Cappero, io avevo il ruolo di head sommelier, quindi mi occupavo a tutto tondo della scelta e del consiglio del vino sia alla clientela che dal punto di vista manageriale a tutti gli effetti. Mentre qui entro come la figura di solo sommelier, non sarò il capo sommelier o il wine manager, sarò guidato da una persona che sicuramente ne sa più di me e sicuramente mi saprà indirizzare verso nuovi orizzonti. Chi non ha finora riuscito ad apprezzare certe caratteristiche organolettiche di determinati vini, la figura del sommelier cerca di sensibilizzare il cliente verso appunto l'etichetta e la bottiglia, perché in fondo nella bottiglia non c'è solo vino, c'è una storia dietro da raccontare, di sacrifici, di persone che cercano di esprimere. Beh, chi assaggia spesso dice sì, alla fine ok, va dall'ok per versarlo, ma capita spesso che un commensale dica questo non va? Sì, è capitato più di una volta, anche con bottiglie molto importanti che purtroppo avevano fatto il suo corso e o si erano ossidate o purtroppo qualche botrytis cinerea aveva distrutto il tappo e aveva un pochino rovinato la bottiglia. Quindi chi è convinto di avere delle bottiglie pregiate a casa potrebbe anche avere qualcosa di... Se non le ha conservate bene, sicuramente sì. Ma quindi resti spesso fuori città tu? Sei costretto a stare fuori? Sì, più o meno vivo fuori dalla città da 4 anni, più o meno 4-5 anni. Passo più o meno 7-8 mesi della stagione fuori dalla città, anche perché oltre i mesi attivi di lavoro, che più o meno vanno da aprile, quando la pandemia vuole ovviamente, a fine ottobre, il resto, quel piccolo periodo prima di cominciare, più o meno febbraio-marzo, lo sfrutto sempre per fare dei viaggi enoici, dei enoturismo a tutti gli effetti. Ecco, ma l'idea di tornare un giorno a fare delle grandi cose qui nella tua città? Io l'idea ce l'ho, ho avuto anche la proposta di tornare qua a Messina, ma ad oggi non mi sento abbastanza pronto per poter affrontare questa responsabilità così grande. È un po' una città obsoleta da questo punto di vista, dovrebbe un po' aggiornarsi. Siamo rimasti un po' ancorati a quelle 4 etichette che conosciamo noi, dovremmo un pochino ampliare le nostre vedute, non per forza spendere di più, sempre restando sulla stessa cifra che una persona è abituata a spendere, ma cercando di ampliare le sue vedute e le sue conoscenze. Beh, è ovvio che tu operi in un contesto dove c'è una certa disponibilità economica, un tessuto sociale diverso, una possibilità di spendere diverso, anche perché poi il prezzo di una cena è più determinato ormai dal bere che dal mangiare.
E come le dicevo prima, molte aziende investono sul vino perché creare la cantina vuol dire valorizzare il ristorante al 100%, perché certe volte paghi molto di più il vino, come lei ha appena detto, rispetto alla cena. Ma questa è una scelta del cliente. Si coltivano rapporti in questo campo, ma soprattutto si fanno anche delle belle conoscenze a volte. Dipende, ci sono certe volte che personaggi importanti possono prenotare la cena nel ristorante in cui tu lavori. Mi ricordo una volta il direttore scende a cena e fa: ragazzi, state tranquilli, non è successo niente, ha prenotato Will Smith. Quindi c'è stata un'ovazione, perché Will Smith è uno dei personaggi più importanti probabilmente del cinema a livello mondiale, e non solo, anche della musica e di tutto lo show business. Ma è più temibile un VIP o un critico? Molto cioè, più temibile del critico, un critico. Che arrivano solitamente a sorpresa, in anonimato. In anonimato, e l'anno scorso è venuta la guida Michelin, ho avuto a che fare con la guida Michelin, che viene presentandosi con un altro nome e a fine cena paga con la carta Michelin e si fa riconoscere. Le posso dire che quelli con cui ho avuto a che fare io si vedeva che ne capiva, perché è riuscito a trovare un piccolo elemento nel piatto che non era stato dichiarato e lui è riuscito a sentirlo. E da lì capisci la differenza fra un critico gastronomico e un umile mortale. Ma voi siete sempre sul chi vive, perché potrebbe entrare da un momento all'altro un critico, un giornalista enogastronomico, spesso diciamo che hanno fanno le recensioni. Diciamo che hanno sempre l'accuratezza di prenotare, anche senza farsi scoprire. Soprattutto la guida Michelin, che è quella che conta di più. Loro prenotano con nomi fasulli, prenotano spesso all'inizio della serata, tra le 7 e le 19 e le 19.30, un tavolo da due. Uno ordina il menù alla carta, uno prende il menù degustazione e spesso chiedono l'acqua del rubinetto. In Italia non è un'usanza quella di usare la tap water, mentre molti altri ristoranti stellati all'estero lo fanno. Quando torni in riva allo Stretto e vedi una scena del genere, che pensi? Mi commuovo, mi scende la lacrimuccia, casa è sempre casa. Ho fatto tanto per non andarmene da casa, ho studiato nella mia città per restare vicino alla mia famiglia e ai miei amici. Ma al momento la città la devo abbandonare per poter ambire a dei risultati più ampi. In bocca al lupo. Grazie.